Una volta in concorrenza, oggi unite. Si rafforza infatti l'alleanza tra Fiera di Vicenza S.p.A. e Arezzo Fiere Congressi S.r.l. per l'integrazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano, soprattutto nel settore orafo e gioielliero. I due player fieristici hanno siglato infatti un nuovo accordo strategico con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo è quello di valorizzare uno dei comparti più importanti del Made in Italy. L'accordo, che segue una prima intesa sottoscritta a gennaio 2015, punta a potenziare il settore, aumentando le occasioni di business per gli operatori e favorendo l'internazionalizzazione delle aziende. Prevede infatti la gestione coordinata del calendario fieristico del settore per il biennio 2016-2017. L'obiettivo finale è la creazione di un'unica piattaforma di fiere per il settore orafo gioielliero italiano. E per presentarlo è arrivato in città Matteo Marzotto, presidente di Fiera di Vicenza. Abbiamo iniziato a lavorare ormai oltre un anno fa. Serve un po' di tempo per conoscersi, abbiamo trovato i tasti giusti. Ormai sono praticamente prima di tutto amico di Andrea Boldi, amico della città da tanti anni. Io venivo a lavorare ad Arezzo e ho una bellissima storia connessa ad Arezzo e quindi sono affezionato, sono contento di esserci tornato, in questo caso con una veste diversa. L'idea che abbiamo è un'idea, credo, molto interessante, senz'altro storica dal punto di vista dell'oreficeria e gioielleria italiana, che insomma tra Vicenza, Arezzo e gli altri ex distretti era un po' divisa. La stiamo compattando con un sogno, che è una piattaforma del miglior Made in Italy da portare in tutto il mondo. Le nostre non sono aziende grandissime in media, quindi vanno accompagnate e reciprocamente, diciamo, così sostenute anche loro noi, per dire la verità, nei vari mercati del mondo, e quindi crediamo che con questa unione di forze si possa fare un lavoro eccellente. Devo dire che oggi è Arezzo, che è evidentemente il distretto o l'ex distretto, io penso che l'Italia sia un distretto, ma diciamo che è senz'altro il territorio più importante dal punto di vista produttivo. Presto può essere a bordo tutta la parte della Campania e del Corallo, della tradizione del Corallo, sempre a sud di Napoli, quindi, e presto avremo un interlocutore anche a Valenza. Quindi la verità è che Arezzo e Vicenza insieme sono un grande aggregatore di saper fare italiano nel mondo, e saranno anche un grande attrattore invece di mondo in Italia, per fare business in Italia. La prima fase di questo accordo e la parte più importante è stata trovare l'accordo e il sostegno sul calendario, diciamo, sostegno perché evidentemente Dubai è una grande esposizione internazionale. Tra l'altro è il territorio dove proprio le aziende aretine hanno un grande mercato e quindi noi lo sosteniamo. Chiaro che trovare con Andrea Boldi questo accordo sul calendario ha significato fare molto bene a Dubai e molto bene a Oro Arezzo. Questa è già, perché poi alla fine le chiacchiere sono chiacchiere, poi dopo quando invece succedono le cose siamo tutti più contenti ed è anche più facile fare delle chiacchiere. Fiera di Vicenza e Arezzo Fiere Congressi, attraverso le rispettive manifestazioni Vicenza Oro e Oro Arezzo, sono espressione di due distretti orafi di grande tradizione, un comparto che in Italia conta 9.000 imprese e 32.000 addetti, un fatturato di circa 6, miliardi di euro, un dato che si riferisce al 2014, l'export è di oltre 6 miliardi e un saldo commerciale positivo di quasi 3. Per livelli di fatturato, l'orificeria è la quarta voce dell'intero comparto moda accessori. Nei primi 9 mesi del 2015 il valore delle esportazioni italiane riferite alla gioielleria preziosa è cresciuto dell'11% rispetto al medesimo periodo del 2014, sfiorando i 4,2 miliardi di euro. Questo accordo tra Arezzo e Vicenza rientra nel progetto di potenziamento del sistema delle fiere italiane predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del piano straordinario per il Made in Italy rivolto alle principali filiere produttive.
La gestione coordinata del nuovo calendario fieristico del settore orafo gioielliero nel biennio 2016-2017 prevede l'organizzazione di 6 manifestazioni, 3 in Italia, quelle di gennaio e settembre a Vicenza e Oro Arezzo nel periodo di maggio 2016 e maggio 2017, 3 le manifestazioni all'estero, Vicenza Oro Dubai, Vicenza Oro Italian Passion Made with Love a Las Vegas e poi un'altra ad Hong Kong. Grazie al supporto del Ministero e dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'intesa tra Fiera di Vicenza e Arezzo Fiera e Congressi punta a favorire l'apertura internazionale, in particolare delle piccole e medie imprese, e il loro accesso ai mercati strategici della gioielleria. A questo proposito, uno degli obiettivi della sinergia è quello di definire un brand unico per tutti gli eventi che si svolgeranno all'estero, per aumentare le esportazioni e le quote Made in Italy. Noi siamo piccoletti, quindi comunque gli spazi sono già esauriti, il padiglione dei macchinari si raddoppia, stiamo curando l'incoming delle aziende su Dubai e sta rispondendo molto bene. Credo che oggi è importante questo incontro, la presenza qui di Matteo Marzotto è fondamentale perché nasce un sistema Italia. Non siamo più a malcelate concorrenze, noi siamo in un mondo che si sta mangiando l'Italia. Mettere insieme queste due realtà dove dal punto di vista fieristico ovviamente Vicenza ha altri spazi, altri numeri. Qui si parla di oltre 6.000, quasi 7.000 espositori tra le varie Hong Kong, Dubai, Las Vegas, oltre alle fiere organizzate in Italia. Quindi noi siamo il primo player al mondo per la promozione del gioiello. Con questo e con il fatto comunque che abbiamo Matteo Marzotto che ha i suoi rapporti, che ha comunque una visibilità internazionale, possiamo riportare il gioiello italiano a riprendersi le quote di mercato. L'incontro di oggi serve perché o c'è una condivisione di questo con le aziende o noi possiamo andare da poche parti. Ci sarà anche un'attività promozionale congiunta e reciproca delle rispettive manifestazioni presso gli espositori. Saranno ricercate soluzioni condivise come ad esempio l'identificazione dei format, delle politiche di offerta degli spazi espositivi e la definizione del target di operatori. Sulla base delle diverse proposte in termini di prodotto tra gli eventi organizzati a Vicenza e ad Arezzo, saranno individuate di comune accordo le aree geografiche dalle quali selezionare i buyer da invitare per evitare sovrapposizioni o dispersioni. Tra i prossimi obiettivi di questo percorso, la valutazione della possibilità di costituire un'unica società in cui centralizzare la gestione di tutte le manifestazioni. Lo definirei innanzitutto storico, ma allo stesso tempo strategico per il nostro territorio, ma non soltanto per il nostro territorio, ma direi per l'intero sistema orafo italiano. Io credo che finalmente, e è stato complicato arrivare all'accordo di oggi, finalmente si guarda al di là del proprio naso e ci confrontiamo con un mercato globale. Era assolutamente impensabile e inimmaginabile affrontare la globalizzazione del mercato globale con i territori, con i poli fieristici separati, tra l'altro in forte competizione tra di loro. Quindi questo accordo guarda molto lontano e le ricadute nei territori, in Italia, ma in maniera particolare anche nel nostro territorio, saranno importanti sia in termini di PIL e quindi anche in termini occupazionali. I produttori orafi aretini sono i protagonisti. E ovviamente è fondamentale che anche loro siano convinti di questo percorso, ma penso che lo saranno perché loro sanno perfettamente che la maggior parte dei loro clienti nel corso degli anni sono arrivati proprio attraverso i poli fieristici, quindi ne conoscono sicuramente l'importanza. Del resto credo che sia l'unica strada percorribile in un mercato globale come quello che stiamo appunto vivendo in questo momento. Noi ci presentiamo più forti ovunque in tutti i mercati del mondo.